buongiorno e ben ritrovati con la CGIL. La CGIL risponde come ogni giovedì. Abbiamo scelto questo titolo, un bilancio di questo 2014 con loro, anche per capire un po' com'è andata, dove sta andando questo paese, questa provincia, la nostra regione. E ovviamente è il momento anche per tracciare un bilancio di tutto quello che è stato il nostro incontro ogni giovedì. Quindi buongiorno e ben ritrovato Pierluigi Cacco, amministratore delegato ai servizi Treviso SRL. Buongiorno Cacco, ricordatevi lo 0422 427 907, iniziate a prenotarvi per fare domande, insomma, su temi concreti. Abbiamo scelto il bilancio, ma ci sono tante cose, anche perché, buongiorno, ben trovato Giacomo Vendrame. Buongiorno. Settimana scorsa c'è stato lo sciopero, certo. No? Quindi forse, essendo stato venerdì, giusto, ricordo bene, certo. Non ne abbiamo ancora parlato in questo appuntamento, quindi magari vediamo quali effetti e risultati. Buongiorno Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL dei pensionati a Treviso. Buongiorno Barbiero. Buongiorno. Allora, 0422 427 907, prima di tracciare questo bilancio invece dallo sciopero, che risultato esce? Lo sciopero è andato bene, nel senso che i dati che abbiamo sulle persone che non sono entrate al lavoro sono positivi. Diciamo che come sempre è riuscito il mondo del lavoro a dare una risposta forte anche il 12 dicembre rispetto a provvedimenti che reputiamo sbagliati e a proposte della CGIL e del sindacato, perché ricordiamo che assieme a noi c'era anche la UIL, devono essere sempre più conosciute da parte delle persone, perché un problema vero è che in questo paese si parla solo di titoli, non si entra mai nel merito delle proposte, esatto. Delle controproposte, diciamo. Esatto, invece noi qualche controproposta ce l'abbiamo per dimostrare, insomma, che la direzione che si è presa in questo paese non è quella giusta per uscire dalla crisi, perché è lontana dall'idea di lavoro che abbiamo come sindacato, ma in realtà non è nemmeno la soluzione stessa alla crisi, cioè siamo di fronte a dei provvedimenti che per risolvere la disoccupazione sono inefficaci in questo momento. E, tra l'altro, diciamo, certo, dobbiamo fare assolutamente un bilancio in questa mezz'ora, questi 40 minuti che passeremo insieme, però un primo risultato c'è, il fatto che sia arrivata poi quella convocazione all'incontro col governo. Il ministro Poletti ha convocato CGIL e CISL UIL per un incontro, questo è un primo segnale positivo. O un ascolto, ci auguriamo, perché poi bisogna vedere, no? Se arrivano lì, vi raccontano solo. Ci auguriamo sia una discussione vera, non un'ora di incontro in cui tu dici la tua, poi si alzano e vanno via, una discussione vera sui temi del lavoro, che sono tanti, perché c'è Job Act, poi alcuni provvedimenti all'interno della legge di stabilità, ma potremo anche parlare della riforma Fornero sulle pensioni, sugli ammortizzatori sociali, cioè carne al fuoco ce n'è molta. Io mi auguro che ci sia il tempo da parte di questo governo, che veramente sono un po' ironico, per ascoltare i motivi del mondo del lavoro. Tra il 25 ottobre e il 12 dicembre abbiamo dimostrato, insomma, che rappresentiamo problemi veri di persone vere in carne e ossa che stanno aspettando risposta della politica. Pensionati come stanno, Barbiero, quindi? Ma i pensionati non stanno bene, tra l'altro, proprio parlando di bilancio, noi in queste ore stiamo facendo la sintesi di tutto il lavoro fatto, esatto, con la contrattazione sociale. In questo 2014? In questo 2014. Sostanzialmente il nostro lavoro nel territorio è quello di incontrare i comuni per fare in modo che la tassazione locale colpisca i redditi più alti e non aggravi la tenuta del reddito più basso. Poi abbiamo anche incontrato tutte le case di riposo, perché c'è il problema del costo che gli anziani e le famiglie hanno quando ci sono soggetti non autosufficienti. Stiamo guardando con attenzione anche tutte le società di servizio dei comuni e le partecipate, e abbiamo visto che ci sono quelle utili, che magari possono funzionare meglio, ma ce ne sono molti di inutili. Poi stiamo anche continuando a fare un lavoro per la collettività, insomma, in qualche maniera. Certo, costano, sono come si dice, soldi che non producono nessun beneficio per il cittadino. Stanno solo a far star bene persone che starebbero meglio lo stesso. Penso a tutte le poltrone e poltroncine occupate dentro a queste sovrastrutture. Poi comunque stiamo continuando a controllare le pensioni, perché con i cambiamenti che ci sono in continuazione, molto spesso fare un controllo della pensione porta a riscontrare degli errori, e quando l'errore è l'INPS che lo compie e dà qualcosa in più al pensionato, è pronto a chiedere indietro quello che ha dato in più. Quando invece è il pensionato che invece ha diritto, se non c'è nessuno che controlla, nessuno va a dirgli che. Ma capita. Allora,
Capita, sì. Cioè capita che qualche pensionato capita, prenda qualcosina quando, in meno rispetto sì, a quello che... Anche qualcosa di più di qualcosina. Cioè c'è un'incidenza di errore attorno al 10-12%. E questa cosa come tra si scopre? Tra l'altro sono errori determinati anche dal passato, dalla situazione precedente. Adesso che l'INPS si è sempre più informatizzato, questi errori si riducono. Ma specialmente per chi ha periodi di lavoro misto, cioè che ha fatto il lavoro autonomo, che ha fatto l'artigiano, che ha fatto il dipendente, che poi magari ha lavorato anche nel pubblico impiego, in queste situazioni per il sovrapporsi di norme, di decreti, ma anche di norme attuative che ha fatto all'INPS, non sempre la normativa è stata interpretata correttamente quando è stata liquidata la pensione, per cui un controllo comporta dei risultati positivi a favore del pensionato. Cioè, noi state attenti perché noi magari prendete meno di quello di cui avete diritto. Facciamo un esempio, noi andiamo nelle case di riposo, a tutti quelli che sono vedove o vedovi nelle case di riposo e sono invalidi, perché quando si va delle volte sei invalido al 100%, c'è diritto all'assegno familiare. Sono pochissimi che lo sanno. Noi andando facciamo recuperare 50 euro netti al mese per 12 mesi. Sono 600 euro in più che aiutano anche a coprire la retta della casa di riposo, che diversamente invece costringe la famiglia ad uscire. Questo è un caso, ma ce ne sono centinaia che stiamo guardando. Quasi come gli 80 euro di Renzi, insomma, quindi riesce a scoprire qualcosa quasi come il presidente del governo. Allora, Cacco, invece con lei, diciamo, probabilmente io chiedevo questo a Barbiero, come si scopre questa cosa, anche recandosi negli uffici, nei CAF, nei patronati Inca, insomma, nei tanti uffici che ultimamente forse dal governo sono anche stati presi di mira con riduzioni di spese, di trasferimenti? Beh, questa domanda ho già risposto. Il sindacato, in particolare la CGIL tutta, il suo sistema complessivo, quindi rappresentanza, tutela, servizi, ha una struttura, è riuscita in questi anni a costruire una struttura di sussidiarietà rispetto ai servizi pubblici. E i nostri servizi nel sistema ovviamente sindacale della CGIL di Treviso è in grado non solo di risolvere i problemi che le persone hanno, ma anche, come diceva adesso anche Barbiero, cioè di trovare e di dare risposte su diritti che non sanno di avere. Però non riesco a capire una cosa, Carlo Ferdinando, perché non mi chiedi il 2014, anche a me? Volevo arrivarci, ma, cioè, prima su una domanda generica, no? Anche magari sull'attualità, poi volevo arrivare al bilancio, il bilancio è una cosa più positiva o negativa? Scusa, è mezz'ora che mi preparo la risposta e tu mi fai un'altra domanda. Lo faccio per destabilizzarla. Allora, tanto volevo dirti questo, che il 2014 io me sono già dimenticato. Perché vede avanti, perché vede come Confindustria dice che il 2015 c'è la ripresa? Io vedo molto indietro, ma perché siamo talmente preoccupati del 2015, che ovviamente era una battuta per dire, per quelli che riguarda noi, il sistema dei servizi, in particolare del CAF, il 2015 ci rappresenta una situazione, poi se abbiamo tempo ne parleremo, completamente nuova. Sia per l'ISEE, perché dal 1 di gennaio ci sarà il nuovo ISEE, e da ciò che sembra, anche qua adesso vedremo i documenti, chi ha fatto l'ISE del 2014 non andrà a normale scadenza, ma scadrà il 31 di dicembre, e che noi dovremmo essere pronti già dal 7 di gennaio a fare l'ISE nuovo, il che è praticamente impossibile perché l'ISE nuovo è complesso. Hanno fatto un sistema per scoprire gli evasori, per scoprire chi ha fatto i furbi con l'ISE, giustamente, ma hanno talmente complicato la vita ai cittadini che devono tornare più volte, e quindi la montagna di notizie che per fare l'ISE è complessa. Ci sarà più ISE, nel senso che non basta un solo ISE per tutte le... E per noi ci sarà un lavoro assolutamente complicato, anche un'ora e anche più, magari qualche volta, per prendere delle miserie, cioè siamo nuovi sfruttati dallo Stato. Oltre a questo abbiamo ovviamente la nuova campagna del 7.30, e che dico ai cittadini, guardate che non vi arriva il 7.30 a casa. Cioè qualcuno pensa che gli arrivi il precompilato a casa, non arriva a casa, arriva nel vostro cassetto fiscale. La cosa migliore è venire da noi, magari pagate qualcosa ma siete sicuri. Cos'è il cassetto fiscale? È un cassetto. Ah, un cassetto fiscale. Elettronico. Ah, elettronico, quindi arriva... Cioè l'agenzia delle entrate manderà via internet, sai che cos'è internet? Sì, fino a lì ci arrivo. Però mi fai queste domande qua che non so spiegare. No, perché io il cassetto fiscale non ce l'ho a casa, volevo capire. Ma io ti portavo Gianfranco, che è il nostro responsabile fiscale, lui, a parte di scherzi. L'agenzia delle entrate ti manderà nel tuo cosiddetto cassetto fiscale, in cui tu, con un PIN che puoi avere sia tramite telefonando, sia andando all'agenzia delle entrate o tramite internet, hai un PIN, accedi in quel cassetto fiscale e ti lavori il tuo 7.30. Qui dicono, ma non sarete controllati. No, sarete controllati, la Guardia di Finanza può benissimo convenire a controllare, non sarete controllati negli errori formali. Se devi aggiungere, devi fare, diventa complesso, la cosa migliore è venire al CAF della CGIL, sapete le sedi, che con pochi soldi risolviamo tutto.
ci complicano, ci pagano poco, ma insomma noi siamo troppo bravi. I nuovi sfruttati, ha detto. Beh, comunque magari insomma adesso oggi lo diciamo ufficialmente, l'ultima puntata del 2014, per quello facciamo un bilancio, però magari ci rivediamo col nuovo anno, vediamo insomma anche di seguire, affrontare sempre settimana per settimana il 7:30, Elise, e quello che saranno le novità. C'è una cosa che mi ha colpito invece nelle ultime settimane di campagna elettorale, mi sembra di capire, ma la flat tax è una cosa possibile o no? La flat tax, cioè la tassazione al 15%, al 20% paese, unica. Siccome Barbiero parlava prima di tassazione, no? Che questo per paese ogni tanto ritornano le cose vecchie come fossero cose nuove, perché l'hanno già proposta. Certo. In realtà bisognerebbe spiegare ai cittadini che la nostra Costituzione parla di progressività fiscale non perché i costituenti volessero fare pagare di più i cittadini, ma perché hanno capito che attraverso la progressività chi può pagare paga qualcosa di più, e invece le persone che in qualche modo hanno meno possibilità di pagare pagano qualcosa di meno. Questo è in realtà un principio di giustizia e equità. Se noi torniamo all'idea che pagando il 20% pagano tutti, pagano tutti meno e tutti il giusto, stiamo facendo un errore vero, perché in realtà verrebbero penalizzati soprattutto i soggetti più deboli, perché attraverso la progressività fai ridistribuzione. E si avvantaggiano invece chi? Certo. Coloro che guadagnano di più. Quindi io mi auguro che su questo, voglio dire, si ragioni veramente nel merito. Ripeto, tra l'altro è anticostituzionale, quindi è anche difficilmente. Però per ovviare a questo, Berlusconi ha detto fino a 13.000 non paga nessuno, allora forse a quel punto la progressività. Noi ragioniamo, no, scusa, prima chi? Berlusconi. È quello dell'ICI. Lo sapevo che lei si arrabbia sempre adesso. No, è che mi arrabbio, è che questo signore, quello che ha abolito l'ICI. E che cosa è successo? È successo che poi lo Stato non ce la faceva più e che stesso lui ha votato in quel governo che hanno fatto, come si chiama, IMU e tutto il resto. E tu vai a guardare quante entrate c'erano con l'ICI e quante ci sono con l'IMU. Cioè basta farsi fregare, torni l'ICI. Cioè, quante sono con l'IMU? Molti, molti, non lo so la cifra, non mi ricordo, però molti di più adesso, a parte gli scherzi, molti di più. Allora, se ci facciamo fregare la demagogia, ha ragione Giacomo, se ci facciamo fregare ancora la demagogia, bisogna dire quando hai meno entrate cosa fai, perché se no vuol dire fare queste cavolate per prendere voti. No, basta, questi italiani farsi tutto in giro così. Tra l'altro è paradossale perché nella presunta coalizione di centrodestra c'è chi propone il 20, esatto, e chi deve mettersi d'accordo se riescono a vincere le elezioni che propone il 15, quindi si gioca ancora a ribasso. Il punto è la motivazione che portano, dicono abbassiamo le tasse perché così le pagano tutti. Guardate che non è così, perché anche laddove ci sono quei modelli, gli evasori ci sono stesso, cioè lo zoppo zoppicherà sempre. Diversamente è il fatto di situazioni di persone che non ce la fanno, a pagare, rispetto a situazioni determinate da come il loro bilancio si conforma, perché se io prendo lavori pubblici e devo pagare l'IVA e non incasso i soldi, è chiaro che vado in tilt e quindi rischio di non pagare le tasse. Quindi c'è chi non paga le tasse perché non è messo in condizione dalla complessità del sistema di riscossione dei soldi, che non ce la fa. C'è chi invece che ne prende tanti e non le fa e fa anche fatture false, basta guardare tutto il livello di corruzione. Per cui la sfida vera è mettere in moto una macchina che controlli chi veramente elude e froda il fisco, che invece dia la possibilità a chi ha la fedeltà fiscale, a mano che si beccano gli altri, di abbassare. Di avere dei vantaggi, diciamo. Sto dicendo, sulla contrattazione sociale, per esempio, noi stiamo chiedendo a tutti i comuni di portare la no tax area a 15.000 euro. Il comune di Treviso dagli 8.000? Giusto? La no tax area attualmente a livello nazionale è 7.500 per i pensionati e 8.000 per il lavoro dipendente. Stiamo a livello nazionale dicendo di portare tutti a 8.000 e invece non si cava un ragno dal buco. Mentre a livello locale, siccome c'è l'addizionale, sia quella regionale sia quella comunale con aliquote diverse, stiamo dicendo esentiamo le fasce fino a 15.000 euro, perché sostanzialmente vai a sottrarre altri 70 euro mediamente a persone che prendono meno di 1.000 euro al mese, siano essi pensionati, siano essi lavoratori a part-time. E i comuni come rispondono? Ci sentono? Allora, ci sono comuni come Treviso, Resana, Castelfranco che hanno risposto positivamente. Treviso e Resana sono andati a 15.000, gli altri si sono fermati a 12.000, però quello è l'indirizzo. Dopodiché è chiaro che nel corpo dei 15.000 ci sono anche gli evasori,
ma allora non vado a tassare tutti, esatto, perché sono gli evasori, devo, come si dice, ricercare il modo più efficace per far uscire gli evasori, perché così tra l'altro determina un effetto moltiplicatore di entrate nuove in termini di tasse non pagate che possono ridurre le aliquote per tutti. Tra l'altro basterebbe anche ragionare, e su questo il governo lancia gli slogan ma dovrebbe concretizzare, un fisco in qualche modo più semplice, un fisco amico di chi paga veramente le tasse, vuol dire un fisco più semplice. Cioè il nostro CAF può spiegare anche quanto complesso è essere fedeli fiscalmente, allora interveniamo lì. Interveniamo nel senso che una famiglia quando ha un bisogno si vede riconosciuto quel bisogno anche in termini fiscali, che vuol dire ad esempio ragionare di detrazioni che abbiano un senso veramente, come i libri di testo per il ragazzo che va a scuola, la situazione che devi sostenere in termini di pagamento ad esempio dell'assistenza dell'anziano, cioè ragioniamo di un sistema diverso che a quel punto la famiglia onesta che paga ogni mese in busta paga le proprie tasse si vede comunque riconosciuta quella fedeltà, e in qualche modo che sia più rigido invece rispetto a chi le tasse non le paga, perché in realtà nel momento in cui tutte le pagano, ricordo, è vero, si abbassano le tasse per tutti, perché poi continua a dire abbassiamo le tasse così le pagano tutte, ma incominciamo a pagarle tutte così riusciamo a abbassarle. Poi ci sono situazioni di reale difficoltà, ragioniamo allora di situazioni di reale difficoltà, non mischiamo tutto. E tra l'altro una volta che la pagano tutte, che sono abbassate, bisogna vedere come si spendono quei soldi, perché l'altro grande male di questo paese è che non vengono spesi bene, certo, perché oggi parlano di Roma capitale, ma ci sono state tutte le altre situazioni anche venete, certo, insomma, senza contare che ogni volta che vanno a indagare trovano qualcosa, e quindi bisognerebbe anche rafforzare la struttura che indaga, perché questo paese è fatto così, cioè prevale, la cultura della disonestà invece quella dell'onestà. C'era un'altra domanda invece che mi era venuta in mente, un po' per capire che come sono andati questi giorni, perché oggi è il 18, ma due giorni fa c'era una scadenza importante, una delle tante di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, in questi giorni ce ne sono davvero molte. Com'è andata? Curiosità. 16 dicembre. Malissimo. Perché malissimo? Malissimo, malissimo, ma un disastro. Abbiamo dovuto, perché abbiamo pagato un sacco di soldi? No, è andato, gente arrabbiati, cosa dicono? Ma arrabbiati, ovviamente la nostra gente è straordinaria. Noi ovviamente, avendo il CAF CGL, è rivolto soprattutto ai lavoratori e ai pensionati. E sono persone straordinarie che anche se hanno quattro soldi vanno a pagare le tasse. Quindi arrabbiati, ma sono venuti a pagare. Poi sai che c'era la rata, questa era la fase conclusiva del 2014, c'era chi aveva già pagato, guarda, ci sono stati problemi, abbiamo, tra l'altro avevamo in corso anche tutta questa partita dell'ISE, adesso hanno pagato, arrabbiati, c'è stato, insomma, noi abbiamo gestito molto bene questa cosa, però come ti ho detto prima, la gente si è trovata a pagare più e qualche volta molto di più di prima, e quindi tu fai le promesse e dopo succede questo, insomma. Il punto vero è che non ci può essere un calvario per pagare le tasse. Tutte le date, i comuni sostanzialmente hanno in mano tutta la partita della tassazione che riguarda i rifiuti attraverso i consorzi, la partita della tassazione della casa attraverso l'IMU e la TASI, e poi hanno le addizionali IRPEF che devono fare. Tutto questo comporta una quindicina di passaggi dell'utente per pagare i soldi. Tra l'altro delle volte devono farsi assistere, perché è talmente articolata la regolamentazione che i 95 comuni si fanno, che uno anche volendo non è capace di trovare la quota giusta, e quindi per non incorrere gli sbagli, perché non deve per forza avvalersi dei centri di assistenza fiscale, e siccome i centri di assistenza fiscale hanno persone che lavorano, che vanno pagate, è chiaro che c'è una tariffa che in alcuni casi delle volte è anche uguale se non superiore a quanto devono pagare. Noi abbiamo chiesto ai comuni di dire, ma siccome voi controllate il territorio, sapete quante case ci sono, dove sono, chi ci abita, perché avete l'anagrafica, mettete in piedi la struttura che controlla tutto e manda alla gente la cartella già, come si dice, preparata, confezionata e tutto, e mettete a fianco un ufficio che controlli chi paga e chi no, perché tra l'altro abbiamo riscontrato che la morosità del pagamento delle tariffe in questi ultimi due anni è aumentata a dismisura. Abbiamo comuni che mettono in bilancio, faccio un esempio, 1 milione di euro di incasso e ne hanno presi 400.000. Questi 700 tra l'altro devono mettere in piedi una macchina che va a riscuotere questi soldi indietro di 5 anni per evitare che vadano in prescrizioni, e quindi sostanzialmente c'è una macchina che rende il cittadino oppresso ancora prima di cominciare a pagare quello che deve.
Qual è il problema? Che i comuni, se vogliono fare questa cosa qua, devono riorganizzare la loro macchina, se no il rischio c'è che la gente se la prende con noi e ci dice: noi come sindacato cosa facciamo? Noi facciamo la contrattazione proprio perché queste cose si abbassino in termini di costo. Insomma, e ci sia la semplificazione. Io non sono d'accordo con Barbiero. Come no? Assolutamente no. Adesso cosa facciamo audience. Facciamo come Ado, Giovanni e Giacomo. Facciamo audience adesso, poi Giacomo deve fare la mediatura. Però ti dico una cosa, Salvato, che è un professore che conosco molto bene, ha fatto uno studio sui CAF, qui Giacomo ha partecipato al convegno, credo, no? Il quale, non abbiamo il tempo per spiegarlo, ma sarebbe interessante, fa un ragionamento in cui sviluppa una riflessione attorno al ruolo straordinario che hanno avuto i CAF seri tra il rapporto del cittadino e le tasse e l'agenzia di entrata. Certo. Cioè noi siamo stati sì un lavoro di sussidiarietà, ma anche il volto, tra virgolette, buono delle tasse, semmai le tasse possono avere un volto buono. Il punto è che noi l'assistenza che facciamo come sussidiarietà è straordinaria, è che non siamo pagati. Cioè se il governo ci dà 14 euro per fare un 7,30, è chiaro che io devo far pagare il cittadino. Se i comuni ci danno per alcuni ISE 2,50 euro, ecco, cosa costa ai comuni mettere su un sistema di questo, Paolo? Capisci cosa intendo? Direi, sì, non sì, sono no. Faccio finta, ovviamente, siamo sono d'accordo. L'importante è che il comune, invece di dare 2,50 euro, ne dia 10 euro. Riconoscano il ruolo straordinario del CAF che hanno con 150.000 cittadini noi all'anno. Il punto vero è, primo, abbassare le tasse, secondo, se non riusciamo a semplificarle, dare ai CAF seri, cioè togliere di mezzo i CAF non seri, fare dei parametri rigidi per cui i CAF possano operare e i CAF seri siano pagati bene per il lavoro che fanno, altrimenti anche noi cosa facciamo? Dobbiamo diventare sfruttatori lavoratori, questo non lo faremo mai e ovviamente siamo in una situazione di imbarazzo. Allora, sentiamo la telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Con chi parliamo? La Mirella, provincia di Padova. Prego Mirella. Ah, io volevo dire una cosa. Chi paga sono i poveri operai, sempre le solite persone. Chi evade facciamo evadere, tanto qua è tutta una legge che va bene per tutti. No, giusto. L'evasione, Barbiero, l'evasione è una cosa che fa veramente schifo, schifo. E i sindacati perché non si mettono a fare qualcosa? Quello che mi chiedo, cioè dobbiamo sempre colpire i poveri cristi. Adesso vi dico una cosa, il comune di Venezia, che io ho il compagno a Marghera, con la seconda rata della TASI, 25 euro in più, per che cosa? Per pagare i ladri che ci sono stati a Venezia o perché non ci sono servizi? Perché se ci fossero servizi e se viene a Marghera vede che schifezza c'è, no? Nessuno si lamenta di pagare qualcosa in più, ma non c'è pulizie per le strade, non c'è niente. C'è della gente incivile, però ragazzi non se ne può più. E non si vedono gli effetti, dice lei. Grazie Mirella. Vizio proprio, guardi, io sono di Trebaseleghe. Ecco, faccio parte della zona di Padova, ma è molto meglio di là che di qua. Di là che di qua dove? Di qua nel senso zona Venezia. Ah, ok. Marghera. Grazie signora, buona giornata. Buona giornata. Beh. Allora adesso prepariamo un'altra telefonata, però dovete fare qualcosa anche voi per combattere l'evasione. Beh, come? Spero che la signora sia venuta il 12 dicembre in piazza con noi, perché noi, voglio dire, ci mobilitiamo per queste cose, operiamo quotidianamente per cercare, come diceva Paolino, e in realtà anche attraverso i nostri CAF, per risolvere i problemi delle persone. Il punto vero sta in cima, il punto vero serve una semplificazione normativa da un lato e finalmente che si facciano dei provvedimenti che vadano nella direzione dell'equità. Perché in realtà stiamo parlando di equità. Dobbiamo fare in modo che chi in questo paese evada non possa più farlo, perché questo è un furto alla collettività, è un furto alla persona che va in un comune e non ha la risposta perché non ci sono i soldi perché il comune metta in piedi una risposta, è un furto per tutto, perché poi nel momento in cui c'è qualcuno che non paga bisogna pagare il ticket in ospedale. Sanitario, non possiamo permettere solo noi di non far pagare gli altri, no? Con i comuni abbiamo sottoscritto accordi dove loro, in base alla legge nazionale, che dà loro la possibilità di fare segnalazioni mirate su possibili evasori,
gli accordi sostanzialmente prevedono che il comune si impegni a fare questa cosa qua. A fronte dell'impegno, a ogni euro scoperto è un euro che ritorna al comune. Esatto, cioè lo tiene noi abbiamo, qua, lo tiene qua. Noi abbiamo fatto l'indagine a Treviso 2012, il dato a consuntivo. Si sono recuperati 90.000 euro. Il punto è che 50.000 sono concentrati in due comuni, quello di Monastier che ha fatto una serie di segnalazioni e ha recuperato 27.000 euro, quello di Conegliano che ha fatto anche lui una serie di segnalazioni, altri 27, poi ce ne sono altri 3-4 che non ricordo che hanno recuperato 3-4 mila euro, ma ci sono comuni come Treviso, Castelfranco, Vittorio Veneto, comuni grossi in cui non è stata fatta nessuna segnalazione. Allora, non prendiamoci per i fondelli, perché tutti noi quando giriamo le nostre città, i nostri paesi, sappiamo, guardando il tenore di vita, il patrimonio che gira attorno, dove ma ci sono sbaglia, dove ci sono, sbagliano, cioè come se dice il comune sbagliano i sindaci, perché quando noi poniamo questa questione ai sindaci, la prima cosa che ci dicono è: noi non facciamo gli esattori. Cioè a Treviso non è stato recuperato niente, a Treviso città. Treviso città non è stato recuperato niente perché non è stata fatta nessuna segnalazione. Questa nuova amministrazione ha detto che si impegna a farla, noi li stiamo aspettando, perché lo devono fare, perché non è possibile, girando per la città di Treviso, che no, non ci sia nessuno che evada o eluda il fisco. Noi sappiamo, lo si sa perfettamente. Noi sappiamo di un comune in cui il sindaco in prima persona ha preso il telefono e ha chiamato le persone che sapeva inadempienti rispetto all'IMU e ha avuto riscontro che ha recuperato il 90% delle risorse. Che questo sindaco si è preso la responsabilità di telefonare e dire: perché non paghi? Cioè, io penso che ad esempio vada nella direzione giusta, c'è una responsabilità del sindaco anche rispetto a questa cosa. Anche perché credo che i sindaci, insomma chi governa il territorio, sia in grado di capire anche effettivamente se dietro c'è un furbo o dietro c'è una situazione di disagio, che magari se va in mano all'agenzia delle tasse, Equitalia, Equitalia crea il disagio che porta fino al suicidio. Sentiamo questo, c'è quello linea, che dobbiamo pronto? Evitare. Pronto, sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Con chi parliamo? Nadia da Treviso. Prego Nadia. Niente, volevo chiedere ai signori, se invece di andare in piazza facciamo uno sciopero fiscale tutti quanti, cosa succederebbe? No, che se vai in ospedale qualcuno potrebbe rifiutarsi di dargli la risposta, perché se non entrano più soldi nello Stato qualcuno può decidere anche di non... Cioè, si blocca tutto il... Io capisco, però bisogna stare attenti su questo. La questione è una questione seria, però la fiscalità va soprattutto a beneficio dei più deboli. Allora, andare in piazza, bisogna andare in piazza con una proposta chiara e devono venirci tutti i cittadini onesti, ad esempio su queste partite. Probabilmente le cose cambiano, probabilmente le cose cambiano davvero. Cioè rischiamo di trovare, possiamo ragionare su tutte le modalità, però bisogna stare attenti a non darsi la zappa sui piedi nel momento in cui si fa una cosa del genere. Nadia, oggi c'è tra l'altro la cronaca, racconta di un caso, ricordo se non sbaglio nel Padovano, di una giovane imprenditrice tatuatrice che ha detto: io smetto di continuo a pagare i miei dipendenti, ma smetto di pagare il fisco. Quindi insomma il tema torna sempre, no? Quindi di attualità. Non so se ancora in linea con noi Nadia. Chiedervi, non si vedono risultati, paghiamo, però in restituzione non ci viene niente. Certo. Ha capito? Certo, io adesso qua nel comune di Treviso ho pagato l'IMU e la TASI di una casa che mi ha lasciato mio papà e mia mamma come seconda casa. Quest'anno ho pagato 500 euro di IMU. Certo. Ma insomma, con 1200 euro di pensione e un figlio a carico perché è disoccupato da 3 anni. Insomma, certe situazioni bisogna anche guardarle bene, non ho tutto un erbo, un fascio. Certo. E servizi dal comune di Treviso non ne ho, perché sono in una zona che sono servita dei asporto rifiuti, però me li pago. Dal comune di Treviso non ho niente. Allora... Grazie Nadia, allora, buona giornata, grazie. La signora ha posto un problema vero, però la signora molto probabilmente ha una prima casa e su quella prima casa, se è sotto gli 800 euro, nel comune di Treviso non ha pagato niente. Quindi il punto qual è? Che l'equilibrio è sempre difficile da trovare, perché sulle seconde case il comune di Treviso ha alzato troppo la mano, però l'ha tenuta troppo bassa su quelle delle prime, perché non ha fatto una misura in ragione anche del reddito, che è quello che chiediamo noi. Allora, è sempre complicato, perché poi alla fine... chi ne ha beneficiato? Quello che non aveva la seconda casa, perché avendo solo la prima non ha pagato niente. E noi siamo in una situazione dove che abbiamo la malattia del mattone, no? Una casa, una seconda casa, un'altra ancora, quella ereditata,
tante che sono anche là, che sono sfide e non vengono messe, certo, come si dice, sul mercato. Il punto qual è? Non è la disobbedienza fiscale che risolve il problema, ok? È far vincere l'idea dell'obbedienza fiscale che risolve il problema e abbassa le tasse per tutti. Poi dopo bisogna partecipare ai processi di decisione che i comuni fanno. E come si fa? Faccio un esempio. Noi abbiamo provato, perché di tutti i 95 comuni abbiamo calcolato quanto hanno chiesto pro capite i cittadini nel 2012, quando c'era l'ICI, come diceva bene Gigi prima. E tra l'altro, con quell'ICI concordata con la loro governo Prodi, sulle prime case si pagava poco. Dopodiché l'hanno tolta per prendere i voti. Hanno rimesso l'IMU e quindi, per recuperare quanto hanno perso, hanno pagato tutti molto di più. L'hanno tolta di nuovo per vincere le elezioni, hanno rimesso la TASI e paghiamo tutti di più. Allora, viene una domanda spontanea. E i comuni, tra l'altro, hanno fatto delle scelte che sono pazzesche, perché sulla prima casa a Treviso non si paga niente, se vai a San Biagio di Calalta, stessa casa, paghi 300 euro. Cioè basta che ti sposti di 5 chilometri. Questa è la situazione che fa incavolare la gente e che li porta a dire: non vado a pagare tasse. Se poi vediamo che queste tasse vengono usate anche per fare corruzione, per dare servizi, uno si incavola ancora di più. Allora, è chiaro che viene la voglia di dire non paghiamo, però non è quella l'idea che vincente, perché poi ognuno si comporta come singolo, e quindi c'è chi paga e chi non paga. Sentiamo un'altra telefonata, poi una domanda per Cacco. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi siamo? Salve, sono Carlo da San Giovanni Nazione da Udine. Prego Carlo. Volevo dire, ad esempio, io e mia moglie abbiamo avuto una ditta ambulante per questione della crisi, delle troppe tasse comunali, del suolo pubblico, dell'INPS e varie. Abbiamo chiuso sperando di trovare un lavoro, ma il lavoro niente per niente, sono 2 anni. Allora io dico una cosa, ma io ho una casa, non dovrei pagare adesso l'IMU, essendo anche disoccupato totalmente, certo. Non è che voglio fare disoccupato, non ho nemmeno un aiuto sociale, i comuni non hanno soldi, anche queste cose bisognerebbe tenerle conto. Cioè lei dice: io non ho un lavoro, sono disoccupato, avevo una partita IVA, perché poi di fatto lei aveva una partita IVA, giusto? Diceva. Sì. Ora come faccio, a pagare l'IMU sulla casa? Bisognerebbe anche togliere le commercialiste, come viene chiamato, queste tasse, a parte le tasse di IMSS, ma i contributi. Contributi? No, stavi di commerciale, adesso mi viene il termine, come si chiama? Si hanno le quote fisse da pagare a prescindere di un fatturato che magari può anche non esserci. Questo studi di settore? Sì, no, a parte, no, il settore di... Studi di settore? Sì. No. Sì. Va bene, Carlo. Il concetto, Carlo, grazie, perché siamo quasi già fuori coi tempi. Il concetto che si grazie. Pone è il concetto che appunto dicevamo anche prima, che in realtà è anche scritto in Costituzione. Ognuno dovrebbe pagare per la capacità che ha di pagare. Nel momento in cui hai una casa, però non hai un reddito, come è chiaro che pagare? Lì bisognerebbe intervenire. Noi abbiamo chiesto, ad esempio, che sulla TASI ci fosse in qualche modo una valutazione della situazione economica attraverso l'ISE, attraverso gli strumenti che abbiamo, per andare a vedere veramente nel merito quella famiglia se è in grado o no di pagare. Questo è possibile, basta che ci sia la volontà politica di farlo. Però allora è difficilissimo, ce lo diceva bene anche Barbiero, lo diceva anche tu Giacomo adesso, insomma, calcolare o prevedere delle tasse, però non si può cannare in maniera così così eclatante, no? Non si può sbagliare in maniera così vistosa. Il punto vero è che non c'è più una riflessione sul sistema fiscale italiano. Noi sembra ci stiamo dimenticando che paghiamo l'IRPEF, no? Noi paghiamo sui redditi. Non è un pagamento. Dopo di questo paghiamo ovviamente sui consumi, no? IVA. Bene. Adesso ci sembra, adesso paghiamo una tassa sulla casa. E sui servizi. Bravissimo, stavo arrivando. Poi paghiamo quella sui servizi per le strade, per le luci. Ma non paghiamo già l'IRPEF, non serviva per questo. È un casino. Io dico, quando tu paghi sul reddito, sui consumi e fai una patrimoniale e trasferisci la patrimoniale ai comuni, quindi è una patrimoniale stabilita a livello nazionale, non fai quelle cose che giustamente Paolo rilevava prima. Quindi se la chiudiamo in una local tax? Le tasse sono troppe.
i demagoghi anche, perché io non so se l'ho mai detto, io preferivo l'ICI, perché a un certo momento l'ICI sulla prima casa non si pagava più fino a un certo momento. Certo, certo. Chiaro? Bisogna ricordarlo agli italiani, perché gli italiani hanno votato Berlusconi perché gli ha promesso di togliere l'ICI e poi si stai fregati e abbandonati. Bene, e hanno dovuto mettere questo perché sennò dai il disastro. La domanda che ne volevo fare, ma allora, gli 80 euro non sono come l'ICI di Berlusconi allora? Ma che cavolo dici? Ma cosa come dici? No? Gli 80 euro sono stati una cosa straordinaria. Per la prima volta si è riconosciuto che ai lavoratori si potevano dare dei soldi. Qualcuno pensa che ai lavoratori non si possa dare niente perché sono figli di un Dio minore. No, i lavoratori prendono miserie. 1200 euro oggi al mese vuol dire lavorare ed essere poveri. E quando sei povero, quando lavori, è un disastro. Perché motivazione hai? Quindi io penso che questo Stato vada rimodulato, io spero che Renzi riesca a buttare giù tutto quello che sta buttando giù. Sono un po' preoccupato di come ricostruisce in verità, perché questa è la discussione nostra, Paolo, no? Tante volte discutiamo, il punto vero è cosa ricostruire, ma sto paese è così fatto, ha ragione tutti, ma però voglio dire, bisogna fare, pagare tutti le tasse, pagare tutti l'IRPEF, più riequilibrato, come ha detto Giacomo in base alla Costituzione, più hai e più devi pagare IRPEF. Devi pagare ovviamente sui consumi, per carità, l'IVA ormai adesso quant'è? 22 quant'è? No? E poi fai una patrimoniale che non è una bestemmia. E anche l'IVA la paga chi, come si dice, fa fare la fattura, perché poi più certo. Cioè, l'area, come si dice, della non IVA è in aumento, tanto è vero che appunto ci sono questi 160 miliardi di mancato introito, perché c'è tutta una parte di attività in nero, che poi questa parte di attività in nero distribuisce stipendi in nero, quindi ci sono meno entrate previdenziali. E poi ragioniamo delle spese, perché oggi finisce la puntata, perché io volevo adesso cominciare con la spesa pubblica, perché poi faccio le tasse, no? Prendo sti soldi, ma a cosa servono? Ce lo dite a cosa servono? Vogliamo sapere a cosa servono. Servono a pagare quelli di Roma, Mafia Capitale, o quelli del Mose, perché, o quelli dell'Expo, perché non è solo Roma, eh. Quindi cosa servono? Vogliamo, cioè, ci vuole trasparenza sui servizi, i servizi dovrebbero arrivare a chi? A tutti, no? Certo. Quindi c'è un problema di fondo drammatico che non ha costruito Renzi, che lo stiamo attendendo a vedere cosa costruisce, per carità, ma che ci siamo portati negli anni, compresi questi italiani creduloni che pensano che credere che ti toglie l'ICI tutto sistema, in verità credono che si sistemano anche loro. Sto paese di furbi, prima di tutto deve rispettare le regole che ci sono, e se non ci vanno bene venire col sindacato a far cambiarle, non rispettarle, cambiarle, perché l'altro giorno, no, altro che sciopero fiscale. Venissero intanto lo sciopero di piazza, no? Certo. Allora, vi devo fermare. Non si può più parlare di aumentare le tasse e tutto. Si trovano i meccanismi per far finta di abbassarle e poi far pagare di più i poveri cristi, perché questa è la situazione. Invece, ad esempio, di ragionare come in altri paesi hanno fatto, di aumentare le aliquote più alte dell'IRPEF, voglio dire, per cercare di dare beneficio, al netto del discorso sulla spesa pubblica che condivido in maniera precisa, ma il punto vero è che siccome non si può ragionare di aumentare le tasse perché sei schiavo della tua demagogia, vai a costruire dei meccanismi che poi complicano la vita ai onesti cittadini. Questa è purtroppo la situazione in cui viviamo. Allora, c'è un'altra telefonata pronta, adesso abbiamo sforato ormai e la facciamo fatto 30. Volevo dirvi che quelli che hanno il culto dell'horror, non ci siamo giovedì prossimo, no? Quindi quelli che ci aspettano tutti i giovedì, io volevo dire, no, per essere chiari, dobbiamo, dobbiamo risistemare adesso. Ci rivediamo l'anno prossimo anche per seguire insieme tutte le novità. Una cosa flash, perché di solito abbiamo parlato anche della campagna fiscale, quindi dell'assunzione di tempi determinati di decine e decine di ragazzi. No, noi abbiamo già fatto, stiamo facendo il percorso formativo. E col fatto che si parte subito con l'ISA, abbiamo detto. È problematica. Lì io penso che sia necessario che se voi ci pagate veniamo qua a fare una trasmissione. Ma dipende dall'audience. Se va avanti così ogni giovedì, bene, possiamo parlare. No, sarà allora, il caso di farla. Aspetti, Cacco, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, velocissimo le chiedo. Qua parlo di evasione fiscale, ma perché non fanno scaricare il tema delle fatture? Allora ci sarebbe meno evasione e un abbassamento dell'IVA? Punto di domanda. Cioè scaricare qualsiasi scontrino, dice, o... Qualsiasi fattura, anche qualsiasi scontrino, perché lo scontrino è una fattura, insomma. All'americana. Grazie, buongiorno. L'americana hanno un sistema a monte diverso dal nostro. Se pensiamo alle detrazioni del 36%, del 55% e del 65% che ci sono sulla casa, e se pensiamo ancora a tutto il lavoro nero che c'è, si capisce perfettamente che il problema non è quello di detrarre, è quello di far capire quando uno nasce e quando diventa grande che l'onestà è una cosa seria.
Lui dice che così si puoi controllare, però no. È anche complesso. No, 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 per no. Carità, se riescono a farlo. È uno strumento, però il sì. problema sta. Ma no, ragione no, ma se, guarda, se prima tu avevi l'assicurazione e potevi scalare il 27%, poi hanno cambiato la legge e vai a scalare il 19%, poi la abbassano ancora. Se prima facevi il fondo pensione e avevi un'aliquota dell'11%, adesso te la portano al 20%. È chiaro che cambiando sempre le regole del gioco, la fedeltà fiscale non aumenta, ok? Quindi il punto vero è rendere le persone consapevoli che le tasse si devono pagare per avere dei servizi e rendere le persone partecipi a far sì che ci sia un controllo vero sui servizi e che non ci sia tutto questo dilagare di maltolto, di mafia e quant'altro, che non devono solo farci indignare quando parliamo tra di noi, devono vederci anche protagonisti nei processi che vanno a smuovere, a spostare queste inefficienze. Devo proprio chiudere. Allora, ringraziandovi per Luigi Cacco, Giacomo Vendrame. Generale, che la sì, fai conduttore sei? Cioè, fai, fai tu il conduttore. Lei, lei fa di solito, quindi che cosa domandiamo già? No, dici saluti. Saluti. No, è così, insomma. Il bilancio del 2014. Io penso che questa trasmissione del 2014 abbia effettivamente fatto quello che c'è scritto lì. Cioè la CGIL risponde abbiamo alle fatto telefonate. Risparmiare i soldi a tante persone, abbiamo fatto scoprire a tanti, lo dico io, vero? No, ma hai visto cosa ha detto? Ti sarebbe mai venuto in mente te di dire una cosa del genere? No, in effetti. Meno male che lei ha fatto la domanda dal conduttore giusta. Grazie Giacomo, grazie invece, a voi. Perché comunque è importante ascoltare grazie. Risposte concrete e poi scoprire tante cose che magari grazie non si sanno. Tutti, l'abbiamo fatto ogni giovedì, chissà di ricominciare magari da dopo le feste. Vi ricordo 18:30 i telegiornali e poi alle 21 Focus, oggi parlano a proposito le storie vere di chi ha difficoltà, ovviamente, quindi questa sera alle 21 con il nostro direttore Luigi Bacialli. Grazie, buona giornata. Arrivederci.